Ora persone, ritratti del TG3 con il racconto di un volontario del Naga che ogni giorno assiste cittadini stranieri irregolari. E poi la passione di Sante, un radioamatore che ogni giorno dialoga con tutto il mondo. Vediamo. Mi chiamo Stefano Dalla Valle, sono medico, ma da oltre un anno mi dedico solamente all'attività di gestione dell'ambulatorio di direzione sanitaria e sono al Naga da circa 14 anni. Siamo nell'area, diciamo, nel cuore del Naga, siamo nell'area dell'accoglienza. Le persone entrano all'ospedale Naga, molti lo chiamano così, entrano e vengono a cercare aiuto. Viene fatta la cartella, tutte le cartelle sono stivate, come vedete, dietro quegli enormi contenitori divisi per paese. Crediamo che qualunque essere umano, per il fatto stesso che calpesti il territorio nazionale, abbia diritto all'assistenza sanitaria per le cure urgenti e essenziali. E quindi il Naga si è sempre mosso in quest'ottica, proprio partendo da questo target molto ridotto che sono gli stranieri irregolari. Noi abbiamo scelto di dedicarci a questo. I migranti, nella maggior parte dei casi, sono persone giovani, sane, robuste, con un livello socio-economico e culturale piuttosto elevato. In queste due stanze si svolgono le attività legate allo sportello migrazione, che riguarda tutte le pratiche amministrative, quindi ricongiungimenti, minori, la farmacia, dove vengono stoccati i farmaci che noi distribuiamo gratuitamente alla fine della visita, quando disponibili naturalmente. Anche sui farmaci, a parte una piccola quota di farmaci che compriamo, dobbiamo contare sulle donazioni di aziende. Io sono internista e poi sono specialista in agopuntura, però qui al Naga fino all'anno scorso ho fatto proprio la medicina generale, che è la cosa più preziosa, più utile che possa esserci per tutti, ma in particolare per questi pazienti stranieri. Perché la maggior parte delle malattie di cui potenzialmente diffusive e contagiose di cui soffrono i pazienti sono legate a uno stato di povertà, di malnutrizione, di disagio. Nei primi giorni, dopo l'approvazione del pacchetto sicurezza, avevamo messo anche noi qui dei cartelli dove c'era scritto qui si cura e non si denuncia, perché quello che ha di brutto la paura è che tende a infiltrarsi, la paura non trova più confini, quando uno ha paura di qualunque cosa. Dipingi un ceto sociale, un gruppo di persone come una minaccia per la società, è inevitabile che quella persona venga stigmatizzata. Questo ha creato sicuramente un clima di minaccia, di insicurezza, di autopercezione molto, molto allarmata da parte dei migranti. Non a caso, nei primi mesi, dopo l'introduzione del cosiddetto pacchetto sicurezza, i numeri delle richieste di visita negli ospedali erano diminuiti. Gli spazi di accoglienza, di solidarietà e di apertura e di inclusione di questa città sono davvero molto scarsi. Una delle prove è appunto il Naga che svolge un'azione di supplenza molto ampia nei confronti delle istituzioni, provincia dalla regione, pur essendoci una miriade di appartamenti, di sedi sfitte, di immobili disponibili. Stiamo andando al centro Nagar, sorto nel 2001, che si occupa della tutela di rifugiati e richiedenti asilo. Il bisogno a cui si vuole dare risposta non è immediatamente quello del diritto alla salute, ma quello del diritto al riconoscimento del proprio statuto, al proprio status, meglio, di richiedente asilo e di rifugiato, e prima ancora quello di ridare voce, parola e vita a delle persone che ne sono state private nei paesi di origine. Infatti in questo centro affluiscono esclusivamente persone che hanno subito persecuzioni etniche, razziali, religiose, politiche. È un centro solo diurno questo.
e sono varie attività, la scuola, pittura, anche momenti di convivialità, mangiare qualcosa insieme, bere qualche cosa insieme, eccetera, musica, la squadra di calcio, eccetera. E questo per persone che sono state private della parola e di un pezzo importante della propria vita è importantissimo. Raccontano sofferenze molto varie, spesso sono visibili sul corpo. Sono le percosse, le privazioni, eccetera, che molte volte sono meno visibili di quanto non abbiano provocato all'interno, perché i torturatori, si sa, sono sempre molto abili a lasciare pochi segni. Le ferite sicuramente più lancinanti sono quelle psicologiche, quelle di chi ha perso la fiducia nel proprio simile. Chiaramente mantenere il distacco è necessario dal punto di vista dell'operatività, ma un certo grado di condizionamento, lasciare anche sgorgare l'indignazione, la partecipazione umana a queste vicende, può anche essere utile per creare un'empatia. Qualche volta il Naga si piange quando si visitano i pazienti. Questa è una delle zone in cui c'erano un paio di campi, campi naturalmente tutti abusivi, tendopoli, baraccopoli, in cui si radunavano molte decine di immigrati. Siamo qui vicino al cimitero maggiore di Milano, e con il camper attrezzato del Naga, della medicina di strada, due o tre volte alla settimana si veniva qua all'imbrunire e dopo cena comunque per visitare, per orientare dal punto di vista clinico, sanitario, informativo, tutti i migranti che magari non erano ancora riusciti a conoscere il Naga. Gli insediamenti sono stati praticamente polverizzati, quindi si trovano dei piccolissimi insediamenti monofamiliari sotto i ponti, ma chiaramente rispetto alla situazione di qualche anno fa, dove gli assembramenti, gli insediamenti rom erano ben riconoscibili con una loro, tra l'altro, dinamica sociale e familiare, adesso ovviamente sono tutti a livello di molecole. L'unica politica che viene delineata e messa in pratica è quella degli sgomberi forzati, distruggendo legami sociali che in certe situazioni vengono creati. Vedasi l'ultimo sgombero di via Rubattino, dove in prima fila nella protesta contro questa politica di sgomberi c'erano le maestre che avevano in affidamento i bambini che stavano andando bene a scuola, integrandosi perfettamente con i coetanei. Kabiria tenta di raggiungere la prostituzione in strada, sia maschile sia femminile, che è trans, con un intervento di bassa soglia, facendo soprattutto attività informativa su prevenzione di malattie trasmesse sessualmente, informazione legale, giuridica, senza presunzione di far uscire dal meccanismo della tratta. Raccogliamo le testimonianze, le voci di questa umanità offesa, primo per dare una tribuna, un palco, una voce a chi non ha voce, e secondo perché sono di una densità tale queste testimonianze che dovrebbero fare riflettere molta popolazione. Il Naga svolge una funzione di supplenza, ma aspira a smettere di farlo nel momento in cui le istituzioni pubbliche si faranno finalmente carico di tutti i bisogni sociali di tutti gli individui presenti sul territorio nazionale. Quindi svolgiamo una supplenza che vogliamo che sia temporanea. È evidente che la svolgeremo fin tanto che le condizioni lo renderanno ineludibile.